Ciao a tutti e finalmente stiamo per giocare la demo più attesa del 2014, ovvero Metal Gear Solid 5 Ground Zeroes su PS4 e insomma, che dire, sono veramente contento di giocare questo gioco. Allora, ora salterò il filmato iniziale perché se posso, non posso. Ah, ok, salta. Ok. Salterò il filmato iniziale per un semplice motivo. Dura 10 minuti e l'avete già visto tutti. Quindi ve lo risparmierò. Qui abbiamo uno Snake semplicemente spettacolare. Ah, radio per intercettare. Allora, con calma, eh. Dobbiamo andare a far fuori lui là, ma non so come andarlo a prendere. Tirando su molto la luce. Sto guardando dalla mia parte. Non mi muovo, non mi muovo. Ragazzi, parte la tensione. Lo so che stai guardando dalla mia parte. Se ti sposti con quel faro di merda. Grazie. Vediamo se... Ah, me lo rigira, sto giro mi becca, sto giro mi becca, sto giro mi becca! Scala! Sta fermo lì, fermo qui. Guarda dove sta muovendo il riflettore. Sono protetto, non mi freghi. Merda, rega. Graficamente, da paura. Gameplay impeccabile come sempre. Parliamo di Metal Gear, ovviamente. Io quasi quasi lo stronzone lo sedo. Dov'è? Pistola. Facciamo un giro di qua. Steccato. Ok, allora. Jump giù. Ma che saltone, Snake. Sei un nonnino tutto fare. Bravo, bravo, bravo. Allora, andiamo su di qua, vediamo un po' cosa succede. Questo cos'è? C'è un cerchio, eh? Ah, l'occultamento del cadavere. Sì, caccialo giù. Si può cacciare giù. Appoggia il cadavere. Allora, no, però questo dorme. Qui è anche infame. Ah, io mi sono cacciato giù come un coglione. Vabbè. Allora, cerchiamo di capire da dove entriamo, perché una delle cose molto molto fighe di questo nuovo Metal Gear è il free roaming, ovvero la totale libertà di movimento in una mappa vastissima. Quindi adesso entriamo, dirigi verso est. Sì, ma io devo capire un attimo. Ok, R3. Ah, ok. Sì. Senti, muoviamoci nei cespugli intanto. Allora. Comunque ragazzi, io attendevo tantissimo questo gioco. So che molti lo criticano, molti dicono una demo, dura poco, di qua, di là, minchia. Allora, io sono d'accordo con voi, dura effettivamente molto poco. È stata fatta una scelta che posso dire non condivido, ma Metal Gear rimane Metal Gear, Kojima rimane Kojima, per cui a me va bene così. Allora, vorrei arrivare almeno alla casetta, però posso passare? Mi vede? No. Allora, ovviamente tutte le location sono completamente esplorabili. C'è un camion. I veicoli si possono guidare. Là è una bomba, ma io non volevo fare troppo bordello. A me piace giocarlo stealth. Date l'effetto dell'acqua. Oh cazzo. Cazzo è che mi vede? Cos'è? Ok. Allora. Oh merda.
the map, objectives, the target's locations. Prego. It'll help a lot if you let it. Ma ti addormenti, per Dio? Oh, soci. Fai anche una roba. Che quel coso mi mette ansia. Però colpiscilo, perché vabbè, sei una sega, Snake. Ah, non si può rompere. Ok. Lo so, dai. Stai dicendo delle cose che li ho già giocati, Metal Gear, eh. Andiamo a vedere un po' qua. Ragazzi, cioè, adoro la base militare e adoro questo genere di gameplay. Cioè, c'è poco da fare, secondo me è spettacolare. Allora, qua non c'è nessuno, mi sembra tutto. Cazzo, non l'avevo mica visto. Aspettate, raga. Ti prendo! Merda, l'uomo di spionaggio più scemo dell'universo, lo chiamava. Lui non si voleva far notare, ma voleva inseguire cose. Questo non si apre. Non capisco cos'è quel segnale. Oh, cazzo. Oh. Vabbè, ma vaffanculo. Vaffanculo, dormi? Dormi? Cosa ci vuole? Oh. E dormi. Oh, bravo. Guarda quanto sono figo. Tan 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 tan. Tan tan. Ta-ta-ra-ta-ta. Guardate che figata. Rotolo. Alza il culo. Oh, cazzo. Merda. Merda, 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 merda. Merda, merda. Sta giù. Non si sono allertati, però. Che stress. Che cazzo guardi? Eh? Tutto ok? Ce n'è un altro scemo. Veramente, sono Spider-Man. Mi muovo tra i tetti. Io non uccido nessuno. Credo. Pam! Sono fuori anche loro. Oh, ma che Cristo. Ma porca trota. Addormentati. Oh, ma quanto cazzo siete resistenti ai sonniferi. Vecchio. Puoi resistere. Oh, soci. Da mugni. Non ha mica voglia di prendere sonno, eh. Io ho solo 3 colpi e lì c'è uno. Ma quanto è figo. Visore notturno è bellissimo. Mi piace un botto, ma io lo gioco tutto così. Visore notturno e pistola, cioè. Cosa devo fare? Oh. Vado a farmi un giro. Non so dove devo andare. Però intanto giro. Mi godo la mappa. Vi faccio vedere le cose fighe, eccetera. Eccetera. Voglio tanti like per il mio avatar, che è bellissimo. E oggi ha deciso di vestirsi come Snake, più o meno, con quello che ha trovato in casa, come potete vedere. Però è molto figo e sta molto bene. E perché cazzo sono entrato qua dentro? Ci sarà un collezionabile sicuramente. No, no, non c'è una sega. Che sono entrato qua dentro così, giustamente, dico, ti intrappoli e non scappi. Allora, se io volessi vedere i miei obiettivi, io devo andare lì e sono qui. Io sono qui. Sto andando dalla parte giusta. Ok. Allora, vediamo un po' come la situation. Turno è figo, però non vedo una minchia. Oh oh. Sono molto esposto, eh. È quello che vorrei fare, vecchio, ma cioè, non è che me la fai easy, eh. Tanto chinati, va là. Scappa tra le piante, Snake. Andiamo qua dietro. È
Però io devo uscire lì. Quanta gente mi vede, cazzo. Qui ci sono solo dei riflettori. C'è nessuno. Io mi... Selezione equipaggio arma primaria. Ah, ok. No, silenziatore sì. Vecchio. Se lo tolgo lo posso mettere qua? No. Allora mettilo. Lascia anche la torcia, dai. E questo non ci posso mettere niente, però. Oddio. Rega. Potrei giocarla così, E merda, quanta gente. Oula. Raga, sono partiti infottati, Allora, voglio farvi vedere un po' di action, visto che è sia tactical che spionaggio, che action. Facciamo un po' di burdella. Così poi dopo vi saluto e ci vediamo col video di Yaiba tra qualche ora online. So, mi ero ripromesso di non uccidere nessuno. Oh! Cos'è? Ah, la cura. Ti fai un perone con la cura. Ok, aia, aia, aia. Aiuto. Corri. Corri, Snake, corri. Senti, visto che abbiamo fatto un gran bordello, no? Ma tipo andare a recuperare un veicolo a caso. Aiuto! Aiuto! Mi hanno sentito! Raga, guardate cosa vi faccio a fine video. No, no, scemo. Ma non puoi correre veloce. Binocolo, Sì, te la faccio vedere io la posizione sicura. Alla faccia di ogni principio di Metal Gear Solid. Altro che tactical espionage action. Machine gun e vaffanculo al mondo. Guardatevelo qui Snake in tutto il suo furente splendore. Se vi sparo la vita. Dove sei? Allora, tu non devi provare mai più a farmi una roba del genere. Dove sei? Tu non devi provare più a farmi una roba del genere. Dove sei? Voi non dovete più provare a farmi una roba del genere. Ok? Ecco. Dove volete andare? Che io faccio distruzione de basto. Basta. Ho rotto le palle. Anche perché hanno detto granata, quindi io... Spammede! Allora, raga, non ho la minima idea di dove andare, non mi posso fermare perché se mi fermo muoio, devo andarmi a nascondere veloce veloce. Nascondo qua dentro. No, non me l'ero immaginata proprio così, Snake, sai? Onestamente me l'ero vista in un altro modo. Comunque, mi sta bene che tu stia qua dietro solo per guardare un attimo dove sono gli obiettivi. Quanto mi sono allontanato? Un casino. Perché io sono andato di qua... E devo tornare... Devo andare esattamente dalla parte opposta. Sembra tranquilla. Comunque, raga, io con Snake in atto in questa bellissima situazione vi saluto. Noi ci vediamo con il prossimo video. E mi raccomando, seguiteci, mettete tanti like e tanti mi piace. E seguite gli altri nostri due canali, ovvero World GameTube e 3 Little Birds, perché ci saranno tantissimi video e sarei davvero felice se li guardaste, perché ci metteremo tantissimo impegno, faremo cose davvero fighe e oltretutto faremo cose che non troverete su altri canali. Quindi mi raccomando, continuate a seguirci. Detto questo, ci vediamo col prossimo video. Ciao a tutti. Ciao.